Ogni anno, migliaia di persone di ogni parte del mondo riferiscono di strani incontri con visitatori da un altro pianeta. Raccontano di misteriosi dischi volanti e inquietanti rapimenti. Alcuni di questi racconti sono inventati, ma quelli che sentirete stasera potrebbero essere reali. Esamineremo 10 vicende storicamente documentate e proveremo a spiegarle. L'aviazione militare ha annunciato di aver recuperato un disco volante che si trova ora in possesso dell'esercito. 10 incredibili esperienze di incontri ravvicinati con gli extraterrestri. Seguiteci e questi 10 episodi di contatti con gli alieni vi saranno rivelati. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati, quello che il governo americano voleva nasconderci, dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Di tutti gli eventi ufologici segnalati nella storia, solo 10 sono abbastanza straordinari da poter essere inclusi nella nostra top 10 degli incontri ravvicinati. Iniziamo il nostro conto alla rovescia con un viaggio in un luogo il cui nome è sinonimo di mistero. Caso numero 10, il Triangolo delle Bermuda. Il 5 dicembre del 1945, una squadra di 5 bombardieri Avenger con un equipaggio di 15 persone decollò per una missione di addestramento sull'Oceano Atlantico, in un'area conosciuta come il Triangolo delle Bermuda. Nei giorni seguenti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i piloti americani avevano spesso riferito di strane sfere luminose, soprannominate Foo Fighters. Verso la fine dell'addestramento, la torre di controllo della base aerea di Fort Lauderdale riceve varie comunicazioni da parte dei piloti che sembrano trovarsi in uno stato di panico e confusione. Le trasmissioni radio diventano sempre più confuse, quindi si interrompono all'improvviso. I 5 aerei, con il loro equipaggio di 15 persone, non saranno mai ritrovati. Se si fosse trattato davvero di un incontro con degli UFO, significherebbe che la loro sparizione è dovuta agli extraterrestri e questo sarebbe da considerarsi come il più grande rapimento alieno della storia. L'unica cosa che sappiamo per certo è che quegli aerei sono scomparsi nel nulla, come è accaduto in molti altri casi. Anche se nulla è mai stato provato, si dice che nel corso degli anni più di 750 persone siano scomparse mentre sorvolavano il Triangolo delle Bermuda. Se si trattasse di rapimenti alieni, quest'area potrebbe essere considerata come una delle principali zone calde nella storia dell'ufologia. Tra poco, la notte che siamo entrati in guerra con gli UFO. Caso numero 9, la battaglia di Los Angeles. Il 24 febbraio del 1942, subito dopo l'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, 100.000 persone sono testimoni dell'apparizione di un UFO sui cieli di Los Angeles. I cannoni della contraerea sono entrati in azione contro un velivolo non identificato nei cieli sopra Los Angeles. L'oggetto, illuminato dai riflettori, ha continuato a spostarsi lungo la costa. Più di 1.400 proiettili di artiglieria vengono sparati contro l'oggetto volante, che però non sembra subire alcun danno. Nel corso dell'operazione, mentre i proiettili vengono sparati in aria, 5 persone perdono la vita. Una delle cose più interessanti di questa vicenda è che in seguito le autorità hanno negato l'avvistamento di un UFO, almeno attraverso i canali ufficiali. In seguito, l'esercito afferma che si è trattato di un pallone sonda, ma non offre spiegazioni per non essere riuscito ad abbatterlo. La più grande forza militare del mondo non riesce ad abbattere un pallone meteorologico? Insomma, quell'affare è rimasto in cielo per un'ora e non sono riusciti a colpirlo. Quella notte si verificò uno dei primi avvistamenti UFO di massa nella storia degli Stati Uniti. Caso numero 8. L'astronauta dell'estuario del Solway. 23 maggio 1964, Cambria, Inghilterra. Un padre visita con sua figlia il parco che si affaccia sull'insenatura conosciuta come l'estuario del Solway. Scatta una foto alla bambina, ma è soltanto dopo che la pellicola è stata sviluppata che nota qualcosa di inquietante.
Quel giorno, Jim Templeton scatta 3 fotografie a sua figlia. In 2 di queste non c'è nulla di particolare. In quella di mezzo, però, appare sullo sfondo uno strano personaggio vestito di bianco, con indosso quella che sembra una tuta spaziale e un casco, proprio dietro di lei. La foto è così sconcertante che la Kodak offre un premio in denaro a chiunque riesca a provare che si tratta di un falso. Il premio non è stato mai ritirato. In tutti questi anni, l'identità di quello strano uomo è rimasta un mistero. Dalle apparizioni di misteriosi alieni ai rapimenti di massa nel triangolo delle Bermuda, la top ten degli incontri ravvicinati non cessa di stupirci e affascinarci. E il conto alla rovescia è appena iniziato. Continuate a seguirci e vi racconteremo degli avvistamenti di UFO più incredibili di tutti i tempi. Caso numero 7. L'incidente di Roswell. L'incidente di Roswell è uno degli eventi ufologici più conosciuti e discussi di tutti i tempi. Tuttavia, pochissime persone conoscono i dettagli di quello che accadde davvero. 8 luglio 1947. La base aerea militare di Roswell annuncia di aver recuperato il relitto di un disco volante in un ranch nel deserto del New Mexico. La vicenda viene riportata dai radiogiornali. 8 luglio 1947. L'aviazione ha annunciato di aver recuperato un disco volante che è attualmente in possesso dell'esercito. Il velivolo è stato trovato la settimana scorsa a Roswell, nel New Mexico, ed è stato trasferito nella base di Wright Field, nell'Ohio. Alcuni giorni dopo, l'esercito corregge le proprie dichiarazioni, affermando che quello che si era ritenuto essere un disco volante era in realtà un pallone sonda. Questa versione non sta in piedi. Dei soldati si sono fatti avanti raccontando di aver visto il relitto del disco, i corpi degli alieni e persino un alieno ancora vivo che era stato catturato. Poi è arrivata la notizia bomba. Nell'aprile del 2011, l'FBI divulga un documento risalente al 1950. Al suo interno si parla di dischi volanti recuperati nel New Mexico e di 3 cadaveri trovati al loro interno. Potrebbe trattarsi della conferma definitiva riguardo alla vicenda di Roswell. Quello di Roswell è probabilmente l'evento ufologico più importante nella storia americana. Il nostro prossimo caso, invece, ha avuto un notevole impatto dall'altra parte del mondo. Caso numero 6. Il reperto alieno recuperato in Russia. Il 29 gennaio del 1986, a Dalnegorsk, in Russia, centinaia di persone avvistano una scia rossa che attraversa il cielo e si schianta su una montagna chiamata Cima 611. Ciò che gli investigatori trovano sul luogo dell'impatto prova che qualcosa si è schiantato sul fianco della montagna e poi è scomparso. Sul luogo dello schianto viene trovato soltanto un cratere largo 3 metri, oltre ad un certo numero di strane perle nere. Ma dov'è finito l'oggetto? E qual è la natura di queste misteriose perle? Un'analisi chimica rivela che le perle contengono una notevole quantità di minerali, conosciuti come terre rare, ma non è tutto. I russi fecero degli studi molto accurati. Gli scienziati scoprirono che queste perle possedevano delle proprietà particolari. Non venivano captate dai radar e si racconta che una delle perle scomparve davanti ai loro occhi. Secondo alcuni, avevano anche dimostrato proprietà antigravitazionali. L'origine di queste perle rimane un mistero. Oggi sono custodite in una struttura privata a Las Vegas, in Nevada. Caso numero 5. Incontro ravvicinato a White Sands. 1964, Socorro, New Mexico. Il 24 aprile, l'agente Lonnie Zamora sta guidando nel deserto nei pressi della base di lancio di White Sands. All'improvviso vede un disco volante che attraversa il cielo e scompare dietro a un promontorio. Zamora decide di seguirlo e lo ritrova atterrato nel bel mezzo del deserto. Si ferma a meno di 200 metri di distanza. Scendendo dall'auto, nota 2 misteriose figure vestite di bianco nei pressi del disco.
Vide due esseri di bassa statura fuori dal disco. Quando si accorsero che li stava osservando, si allarmarono e tornarono di corsa all'interno dell'UFO. Pochi istanti dopo, il disco volante decolla e parte in direzione di Zamora, sfrecciandogli sopra la testa e allontanandosi. Gli passò così vicino che fu in grado di disegnare un simbolo che aveva visto sulla sua superficie. Militari e agenti dell'FBI si precipitano sulla scena. Nel punto in cui il disco volante è atterrato, trovano della sabbia bruciata e fusa in blocchi. Le tracce lasciate sul suolo sono simili a quelle lasciate dagli shuttle sulla superficie della Luna. L'elemento chiave della vicenda di soccorso è il resoconto del testimone oculare. Un agente dalla reputazione impeccabile che non aveva alcun motivo di mettere a rischio la sua credibilità raccontando di aver visto un UFO. Se autentico, l'avvistamento di Zamora si classificherebbe come uno dei più importanti incontri ravvicinati nella storia dell'ufologia moderna. L'avvistamento di Lonnie Zamora è al quinto posto della nostra top ten degli incontri ravvicinati. Ma il meglio deve ancora venire. Messaggi dagli extraterrestri, spaventosi rapimenti e alieni ripresi dalle telecamere. Se pensate di sapere quale incontro ravvicinato si sarà classificato al primo posto, preparatevi a una sorpresa. Non perdetevi gli ultimi quattro. Tra poco, alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo. Bentornati a Alieni, nuove rivelazioni. Riprendiamo la nostra top 10 degli incontri ravvicinati. Finora vi abbiamo raccontato di avvistamenti, coperture e schianti di dischi volanti, ma i segreti che stiamo per rivelarvi sono persino più sconvolgenti. Continuate a seguirci e scoprirete la verità su caso numero 4, le luci di Phoenix. 13 marzo 1997. La città di Phoenix, Arizona, rimane paralizzata davanti a uno spettacolo incredibile nei cieli che la sovrastano. Era una notte bellissima e migliaia di persone uscirono di casa per vedere il passaggio della cometa Hale-Bopp, ma si ritrovarono ad osservare una serie di sfere luminose disposte in una formazione a V larga più di 3 chilometri. Migliaia di persone, nella sesta città più popolata degli Stati Uniti, videro questi strani oggetti. L'esercito degli Stati Uniti dichiarò che le luci di Phoenix non erano altro che razzi di segnalazione lanciati dai jet della base di Luke. Ma c'è un problema. Appellandomi al Freedom of Information Act, ho richiesto i documenti riguardanti le attività della base aerea durante quella notte di marzo. E ho scoperto una cosa. Non sono stati usati razzi di segnalazione. La loro spiegazione non sta in piedi. I fatti di Phoenix non sono mai stati chiariti e l'esercito si rifiuta di parlarne. Gli eventi di Phoenix sono considerati come uno dei più importanti avvistamenti ufologici della storia. Ma il protagonista del nostro prossimo caso è diventato famoso a causa di un incontro molto più ravvicinato che l'ha visto sequestrato a bordo di un disco volante. Caso numero 3. Il rapimento di Travis Walton. L'incontro ravvicinato di Travis Walton è uno dei più straordinari nella storia dell'ufologia. È il 5 novembre del 1975. Eravamo un gruppo di 7 uomini e stavamo lavorando sulle montagne, nella foresta. In Arizona è quasi buio e Walton e i suoi colleghi sono diretti verso casa attraverso la foresta Apache Sidgwaves quando vedono una luce tra gli alberi. Mi avvicinai e rimasi immobile a guardarla. Ma il suono si fece assordante e la luce iniziò a muoversi, come oscillando. Fu allora che fui colpito da qualcosa. Ripresi subito i sensi, ma sentivo dolori dappertutto. Vedevo delle forme davanti agli occhi. E quando riuscii a mettere a fuoco, vidi questa creatura di fronte a me. Non riuscivo a muovermi e sentivo le braccia molto, molto pesanti. Che diavolo fai? Torna qui! I colleghi di Walton si allontanano dalla foresta, sconvolti per la sua scomparsa. Travis farà ritorno in città soltanto alcuni giorni dopo. Non sapevo quanto tempo fosse trascorso.
Mi dissero, ehi, toccati la faccia, e mi accorsi di avere la barba lunga. Mi dissero che ero stato via per 5 giorni. Quello vissuto da Travis Walton è stato l'incontro ravvicinato del quarto tipo. Un vero e proprio rapimento da parte degli alieni. Ma il protagonista del nostro prossimo caso non è soltanto entrato in contatto con un UFO, ma ha portato indietro con sé un messaggio. Caso numero 2. Il codice alieno. Il 26 dicembre del 1980, il personale della base militare di Bentwaters nel Regno Unito ha effettuato una missione di ricognizione nella foresta di Rendlesham, dopo che i radar avevano segnalato lo schianto di un velivolo. Al loro arrivo nella foresta, il sergente Jim Penniston e una piccola squadra di soldati si ritrovano di fronte a un UFO che atterra proprio davanti ai loro occhi. Penniston si avvicina all'oggetto e ne tocca la superficie. All'improvviso si ritrova paralizzato, mentre un messaggio in codice viene inviato direttamente al suo cervello. Si tratta di una comunicazione telepatica. Rimasi accecato da un lampo di luce bianca. Poi cominciai a vedere una serie di 1 e di 0 intermittenti. Solo 30 anni dopo, il suo collega Jim Burroughs vede le trascrizioni del codice e si rende conto di cosa Penniston ha ricevuto. Mentre esaminavo il suo taccuino, vidi delle pagine con una serie di 1 e di 0. Gli dissi subito, questo è codice binario. Degli esperti decifrano il codice, che rivela un messaggio sconvolgente. Sondaggio dell'umanità. Quindi delle coordinate di latitudine e longitudine e le parole costante per l'avanzamento del pianeta. Questo messaggio degli alieni potrebbe contenere il segreto del futuro dell'umanità o del suo passato. Ma il prossimo caso ci porterà faccia a faccia con degli extraterrestri. Nel corso della top 10 degli incontri ravvicinati, vi abbiamo parlato di schianti di UFO e sconvolgenti rapimenti. Ma niente avrebbe potuto prepararvi per il nostro ultimo caso. Caso numero 1. I veri Men in Black. Il 14 ottobre del 2008, un direttore d'albergo di Niagara Falls riferisce alle autorità di aver visto un UFO di colore nero e di forma triangolare. E questo è solo l'inizio. Il giorno seguente, nel suo ufficio, riceve una telefonata che lo avverte del fatto che 2 creature umanoidi sono entrate nell'hotel. I testimoni hanno raccontato che i 2 esseri non avevano sopracciglia e non battevano mai gli occhi. Qualcuno ha raccontato che erano in grado di leggere il pensiero. Si trattava dei Men in Black. Anche questo episodio ci ha portato incredibilmente vicino a forme di vita extraterrestri. Avete appena visto la top 10 dei più straordinari incontri ravvicinati di tutti i tempi. Alieni, nuove rivelazioni, i più sconvolgenti segreti dell'universo.